Sì, esaudiente, allora va bene? Benissimo. Ti saluto e ti ringrazio. Grazie, ciao, 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 ciao. Vediamo un po' se c'è un'altra telefonata, mi dicono così. Allora, vediamo un po'. Siamo stati esaudienti. Questa è una domanda, dicevi, che ti hanno fatto in tanti sicuramente, perché è un po', come si suol dire, un tiro ibrido per le seconde e terze categorie, che quando si trovano in questa posizione dicono adesso cosa faccio, cosa tiro, chi deve passare prima. Sei stato molto eloquente, hai spiegato, quindi ribadiamo... Diciamo che col mio... spagnolo, italiano, no, non so se sono riuscito a capirmi bene, però vediamo chi c'è lì. Pronto? 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 Ciao, chi sei? Alberto, ciao Michele, ciao Finocchio. Ciao. Yeah. No, no, scusa, Alberto. Dimmi. Ecco, adesso ti sentiamo bene, dimmi Alberto. Sì. Come si tira un rinquarto con le dighe nello stesso quadrato quando è dritto all'angolo? Ecco, allora, aspetta Alberto, me lo dici come le devo mettere di preciso? Te le metto come ma vuoi. Ma come metti sul punto? Come? Questa sul punto? Sì. Questa? Dritta. E ora che c'è dritta all'angolo? Dritta all'angolo qui? Ah, non sì. Risponde. Sì, no, ah, da ecco. Noi in quarto è dritto. No. Allora, ecco, il sì. Giro di tre sponde, come si tira quando guarda sì, l'angolo. Quando guarda l'angolo. Sì. Diciamo che io ho una mia teoria quando faccio lezione, diciamo che io divido il biliardo in due quadrati, questo quadrato lo divido in due triangoli, nel momento che la biglia è al di qua di questo triangolo, la biglia battente batterà prima la sponda corta, quando passerà l'altro triangolo la propria biglia batte sulla sponda lunga. È sempre un tiro comunque. Io te l'ho messa proprio nel centro. Tu me l'hai messa proprio nel centro, però comunque qua diciamo dipende. Puoi scegliere se tirarla qui, se tirarla là, dipende dal pallino, se dobbiamo sì, andare in velocità esatto. Qui. Come si chiama lui a casa? Alberto. Alberto sicuramente vuol capire come si fa, lui sicuramente rimpalla spesso e volentieri e no, vuol capire come si fa a scacciare. Come si fa a evitare sicuramente rimpallo. Esatto. Ho cioè, detto male? Di solito passo largo sul rinquarto. Di solito rimpalla. Di no, solito... Diciamo che una delle regole che bisogna è non dare la stessa velocità a tutte e due le biglie, perché nel momento che noi tiriamo con la stessa velocità a tutte e due le biglie si rimpalla. Cioè deve comunque rallentare la propria, è un modo di dire un colpo, mezzo colpo, rallenta, effettivamente rallentando passa prima la nostra. È un po' un controsenso, però è proprio così, cioè nel senso nel momento che rallentiamo. Cioè, se lui deve scegliere, prima è difficile spiegare queste cose. Lui deve scegliere se con la nostra, se con la sua può passare prima o dopo. In questo caso dritta all'angolo, in questa posizione, facciamolo passare prima la nostra. Con la nostra. Quindi lui la deve per forza scarseggiare diciamo un po' di più, perché esatto, la nostra esatto. Non passa più. Metà, nell'errore è sempre meglio scarseggiare esatto. Un pelo di più, così si assicura il passaggio. Esatto. Senza effetto, te ora glielo poi tiri. Io comunque gli do sempre una goccia di taglio a destra nel caso io sbagliasse però. Allora, vediamo un po'. Allora, passiamo all'esecuzione. Leggermente di taglio a destra. Si colpirà, si scarseggerà leggermente la palla, quindi si impatterà la palla più leggermente verso sinistra. Questa palla avrà questo rallentamento, quindi passerà prima dell'altra che farà. È chiaro che se la prende grossa questo non succede. Certo, certo. Cioè ci sarà una porzione di palla dove steccando come stecca lui morbido succede. Però se lui la prende grossa, non è che lui rimpalla perché la prende grossa, se la prende grossa rimpalla anche lui. Certo, chiaro. Ci fa l'errore, sì, facciamo. Proviamo. Allora, guardiamo. Comunque la dinamica del tiro l'abbiamo capito, adesso vediamo l'esecuzione. Vedi. Perfetto. Questa è l'esecuzione. Questa è l'esecuzione. La velocità, esatto. In questo caso quando è centrale come l'ha messa Michele, la velocità è che deve arrivare... La palla, l'altra deve arrivare a metà fra le due sponde, perché non deve arrivare qui perché siamo... La vedi per ricorda? Non deve arrivare qui perché siamo sotto, cioè in mezzo. Quella è la velocità giusta. Quindi questo è un tiro quasi perfetto. Va bene? Va bene, ti ringrazio. Ciao, 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 ciao.
Siamo quasi al termine di questo nostro appuntamento, comunque sei stato esaudiente e la cosa ci fa un enorme piacere, anche perché queste sono domande che spesso e volentieri vorrebbero fare in tanti. Se tutti riuscissero a prendere una linea, sono convinto che alla lunga il 70%, il 70% chiederebbe queste cose. È difficile perché noi come Michele, che magari abbiamo comunque degli allievi alla quale... Certo. Ci chiedono quel consiglio, facciamo lezioni qua di là, abbiamo tempo, abbiamo delle ore, possiamo vedere i particolari. Io infatti mi sono proprio... Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to cheat the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man? I'm a scat man. Repeat after me. It's a scooby-dooby-scooby-dooby melody. I'm the scat man. Sing along with me. It's a scooby-dooby-scooby-dooby melody. Yeah, I'm a scat man. I'm a scatman. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to cheat the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. It's a